Ciao a tutti, oggi realizziamo dei frollini alla panna. Gli ingredienti che ci serviranno sono, li ho già messi nella ciotola perché avevo già iniziato, farina, zucchero a velo, fecola di patate, burro, un pizzico di sale che vado ad aggiungere adesso, un pizzico di sale, della fecola di patate, comunque tutti gli ingredienti li troverete nel link in descrizione. Aggiungiamo prima tutte le polveri, quindi la farina, lo zucchero a velo, la fecola di patate. Poi al centro aggiungiamo il burro e con la punta delle dita andiamo a fare la sabbiatura e quindi a far incorporare la farina al burro. Così. Il burro era freddo di frigorifero e deve essere freddo di frigorifero. Questo passaggio potete tranquillamente realizzarlo in un robot da cucina. Ecco, come vedete, la farina ha incorporato tutto il burro. Quindi ora aggiungiamo l'uovo leggermente sbattuto. La panna, 5 cucchiai, 1, 2, 3, 4 e 5. E iniziamo ad impastare. Se serve aggiungiamo ancora un cucchiaio di panna, ma non dovrebbe servire. La frolla è pronta. Ora la dividiamo più o meno a metà. Così. Questa la conserviamo per fare la parte bianca. Questa invece la mettiamo in una ciotola e andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di cacao amaro. Lo setacciamo così sarà più facile che la frolla lo assorba. 2 cucchiai di cacao amaro e 1 cucchiaio di panna. Ora andiamo a impastare. Anche l'impasto a cacao è pronto. Mi raccomando, fatelo in una ciotola, altrimenti sporcherete tutto il piano da lavoro. Quindi i 2 impasti sono pronti, quello bianco e quello al cacao. Ora io inizierò facendo degli abbracci, quindi prendo un po' di impasto bianco e un po' di impasto al cacao. Li farò piccoli e quindi realizziamo prima la parte bianca o prima la parte al cacao, non cambia niente. E facciamo così, questo è più grande, quindi lo facciamo così. Mettiamo una parte sopra e questa parte sotto. Facciamo un altro. Facciamo così e così. E li mettiamo
su una teglia. Io continuo a fare gli abbracci e poi vi faccio vedere gli altri biscotti che realizzerò. Gli abbracci sono pronti e adesso li andiamo a cuocere in forno caldo a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Gli abbracci sono pronti, adesso andiamo a realizzare gli altri biscottini. Adesso realizziamo gli altri biscottini. Stendiamo l'impasto non troppo sottile, così, circa un mezzo centimetro più o meno di questo spessore, e andiamo a ritagliare. E li mettiamo su una teglia ricoperta di carta forno. Faccio anche dei ferri di cavallo. Stendiamo anche l'impasto al cioccolato, a cacao, e andiamo a ricavare delle stelline. I biscottini sono pronti e adesso li andiamo a cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 15 minuti. Visto che siamo quasi a Natale, facciamo anche delle ghirlandine. Andiamo a intrecciare così e poi a richiudere su se stesse così. Ne faccio un'altra così vi faccio vedere bene, ma è facilissimo. Una parte al cacao, una parte bianca, andiamo a intrecciare così e poi a richiudere così. Ed ecco i biscottini cotti, come vedete sono perfetti. Poi vi faccio vedere tutti i biscotti che ho realizzato, li metterò in un piatto. I nostri biscotti sono pronti. Abbiamo i quadrifoglio, le ghirlande, le stelline, i ferri di cavallo e tutti gli altri cuoricini e gli abbracci. Ciao a tutti e grazie per avermi seguito. Ciao!